Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Così comincia il testo dell'Evangelista Marco. È un modo un po' strano di cominciare un racconto. Inizio del Vangelo suona come una indicazione banale. Qui comincia il testo, lo vediamo da soli. Vuole dire di più di quel che sembra. Il termine Vangelo noi lo adoperiamo come titolo del libro, ma di per sé vuol dire buona notizia. E prima di indicare un libro, indicava la predicazione, il contenuto della predicazione apostolica. Solo nel secondo secolo hanno cominciato a chiamare Vangeli. I quattro libri. Di per sé il Vangelo è la predicazione degli apostoli. San Paolo parla spesso del suo Vangelo non perché ha scritto un libro sulla vita di Gesù, ma perché ha annunciato ciò che è essenziale nella esperienza di Gesù. Quindi Marco intitola così la sua opera. Non Vangelo, ma inizio del Vangelo, arché della buona notizia. Come dire, vi racconto da dove ha preso inizio la predicazione apostolica che ha come oggetto principale Gesù. E di lui dice sostanzialmente due cose. Primo, Gesù è il Cristo. Secondo, Gesù è il Figlio di Dio. Queste due affermazioni fondamentali sono per Marco il cherigma apostolico di fondo, il contenuto della predicazione. E di fatti la sua opera è strutturata in due parti. Il titolo in qualche modo ci ha detto l'organizzazione di tutto il testo. Perché la prima parte del racconto di Marco culmina al capitolo 8 con la professione di fede dell'Apostolo Pietro, il quale dice a Gesù, tu sei il Cristo. Otto capitoli narrano come i discepoli sono arrivati a riconoscere che Gesù è il Cristo, il Messia. Però dire che Gesù è il Messia non significa avere capito veramente chi sia, perché Messia è un titolo funzionale, potrebbe essere semplicemente un condottiero. Un uomo che prende in mano il potere e diventa re, riorganizza uno stato. È il legittimo successore di Davide nella dinastia regnante in Israele. E Gesù non è quello. Gli apostoli sono arrivati a riconoscere in Gesù il Cristo. Ma c'è bisogno di una seconda fase. Ecco la seconda parte del Vangelo, in cui il Maestro spiega ai suoi discepoli che fare il Messia significa morire, dare la vita. La seconda parte è il cammino di formazione dei discepoli perché comprendano il dramma della croce perché possano accogliere il senso salvifico che ha la croce. La seconda parte culmina proprio ai piedi della croce, là dove un soldato romano, avendo visto morire in quel modo Gesù, disse veramente quest'uomo era figlio di Dio. Un soldato romano fa la professione di fede, vertice, riconosce la divinità di Gesù. All'inizio l'Evangelista ha posto il titolo sintetico, Inizio della bella notizia di Gesù che è il Cristo e il Figlio di Dio. Nella composizione racconta come in una prima fase si sia arrivati a riconoscerlo Cristo e soprattutto in una seconda fase si sia giunti a professare la fede nel Figlio di Dio. Se è vero che il Vangelo di Marco è nato per i catecumeni, è pensato come formazione catechistica per cristiani che aspirano a diventare tali e si preparano al battesimo e accolgono questo messaggio per la vita, comprendiamo allora meglio il fatto di averlo intitolato Arche principio del Vangelo. È il punto di partenza di una vita evangelica. È un cammino di fede per aderire veramente a Gesù. Seguiamo dunque il racconto dell'Evangelista Marco mettendone in evidenza gli elementi principali della narrazione. Dopo questo titolo, il racconto inizia con un collegamento all'Antico Testamento come sta scritto nel profeta Isaia. E viene riportato un versetto che mette insieme più testi veterotestamentari, un brano di Malachia, il Signore manda il messaggero, con un testo del secondo Isaia. Voce di uno che grida nel deserto per preparare la strada del Signore. Tutto questo riguarda il personaggio di Giovanni Battista. Marco inizia il racconto dal Battista, dalla predicazione di questo strano personaggio che ai guadi del Giordano si presentò ad annunciare l'imminente venuta del Messia, invitando il popolo a prepararsi per accoglierlo degnamente. E Giovanni predicava un battesimo di penitenza, predicava cioè un rito di immersione nelle acque. Nella zona in cui il Battista predicava, c'era il passaggio del fiume lungo la via che conduceva a Gerusalemme. Dato che era sconsigliato passare in Samaria, perché era una regione considerata impura, perché i samaritani spesso erano anche violenti nei confronti dei pellegrini che andavano o venivano da Gerusalemme, per cui gli abitanti della Galilea che andavano a Gerusalemme o tornavano da Gerusalemme, preferivano passare al di là del Giordano, attraversavano il fiume più o meno all'altezza di Gerico e quindi salivano alla città santa. Per cui in quel punto, nella valle del Giordano, la gente si raccoglieva per passare, probabilmente con delle zattere, dei barconi. C'era folla che aspettava per passare, e in quell'ambiente compare lo strano personaggio di Giovanni, vestito come l'antico profeta Elia, proprio nel luogo dove Elia era stato assunto in cielo. C'è quasi una ripresa dell'antica vicenda. E Giovanni viene presentato come un nuovo Elia che prepara la via del Signore. È il messaggero inviato da Dio per inaugurare gli ultimi tempi. La gente lo ascolta, lo segue. Viene colpita da questa predicazione viene affascinata dall'annuncio imminente della venuta del Messia. Si immerge nell'acqua con un gesto simbolico con cui si riconosce di avere l'acqua alla gola. Sto per annegare. Se il Signore non interviene a salvarmi, è finita. È un gesto penitenziale, di umiliazione, di riconoscimento della propria cattiva situazione. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth, di Galilea, e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Il personaggio principale compare così, improvvisamente. Neanche una parola sull'infanzia. Dove è nato? Quando? Come? Marco non dice nulla. La prima catechesi cristiana, come testimoniano anche gli atti degli apostoli, partiva infatti dal battesimo predicato da Giovanni nel deserto. Tutto comincia di lì. È il momento della manifestazione pubblica ad Israele. La prima predicazione riguardava il ministero pubblico di Gesù, cioè dal momento in cui gli apostoli lo hanno conosciuto e lo hanno seguito. Quello che era avvenuto prima in qualche modo non interessava, non era importante, non faceva parte della esperienza apostolica. E quindi saranno solo i successivi lavori di Matteo e di Luca a presentare degli schizzi sull'infanzia del Salvatore con degli intenti teologici particolari. Marco non ha nulla di questo e presenta Gesù semplicemente come uno che viene da Nazareth di Galilea e fu battezzato fu immerso nel Giordano da parte di Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo spirito discendere verso di lui come una colomba e venne una voce dal cielo, Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. La teofania al Giordano è l'inaugurazione del ministero di Gesù. Teofania vuol dire manifestazione di Dio. Avviene qualche cosa di grandioso, ma che riguarda Gesù. La descrizione di Marco è essenziale. Una volta che è sceso nell'acqua, Gesù risale. E i fenomeni particolari avvengono durante la risalita. Tutto parte con una scena di battesimo come quella che avverrà per i catecumeni in quella notte di Pasqua in cui il Vangelo di Marco viene proclamato. All'inizio c'è l'immersione di Gesù nelle acque e la sua emersione. È l'anticipo del mistero pasquale di morte e di risurrezione. È nel momento in cui Gesù sale, esce dalle acque che si aprono i cieli. È un'espressione per indicare la rivelazione di Dio. Si mostra lo Spirito di Dio con la forma della colomba, si sente la voce del Padre che parla a Gesù. Tu sei il Figlio mio. È una parola del Padre al Figlio, è una rivelazione personale. Gesù vide squarciarsi i cieli, fu una sua esperienza mistica. Potremmo dire che è il momento culminante del suo itinerario formativo, della sua crescita umana. Gesù mm, in quel momento arriva alla piena consapevolezza di sé, della propria natura e della propria missione e la rivelazione del Padre e la discesa dello Spirito confermano chi è e che cosa deve fare. Da quel momento Gesù inizia il ministero, non torna più a Nazareth e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto. Noi siamo abituati al racconto di Matteo e di Luca che narrano le tentazioni nel deserto, ma quei testi sono rielaborazione posteriore. La tradizione più antica, conservata da Marco, è estremamente sintetica. Ci sono i dati essenziali. Lo spirito che è sceso su Gesù lo guida, lo spinge nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. 40 giorni sono un numero evocativo della storia di Israele nel deserto, del cammino di Elia nel deserto. È un lungo periodo di tempo come ritiro spirituale, un momento di esercitazione in cui Gesù deve prendere la sua decisione. Deve scegliere come fare il Messia? Ormai ha chiara la convinzione di essere il Messia e il figlio di Dio. Ma come vivere questo? Deve pensarci, deve progettare, deve scegliere. Qui si inserisce la tentazione satanica che Marco non precisa. Di fatto tutta la vita di Gesù fu una tentazione. Durante tutti gli anni del ministero molte persone, comprese i suoi amici, gli suggerirono modi alternativi. Ritroveremo come al centro del racconto di Marco ci sia il personaggio di Pietro che Gesù chiama Satana. Mettiti dietro di me. È lui. Uno dei tentatori è un amico di Gesù che tuttavia gli suggerisce qualcosa di sbagliato, gli indica una strada che non è quella di Dio. Gesù in quei giorni di deserto scelse la strada del Messia secondo il progetto di Dio. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. È una strana annotazione questa. Nel deserto effettivamente ci sono delle bestie selvatiche, ma lo stare di Gesù con gli animali selvatici ha una valenza simbolica, forse richiama la condizione dell'adamo iniziale in una natura non corrotta, o forse è un particolare di tipo apocalittico dove le bestie selvatiche sono figura del male. Pensate al salmo in cui si dice del giusto camminerai su leoni e draghi, schiaccerai serpenti e scorpioni. Sono animali selvatici, da deserto. Camminare, schiacciare questi animali significa dominare il mondo del male. Gesù nel deserto sta con le fiere selvatiche in questo combattimento contro il male. E nello stesso tempo viene servito dagli angeli, cioè non viene abbandonato dalla presenza di Dio. C'è lo scontro fra il bene e il male, la via di Dio e la corruzione di questo mondo. Gesù si trova in mezzo a questa situazione. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva... Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Così inizia la prima parte del racconto di Marco. Dopo le scene introduttive del battesimo e delle tentazioni, il ministero di Gesù inizia in Galilea, dopo l'arresto di Giovanni. Gesù non fa concorrenza al battista. Dopo che ha saputo che Giovanni è stato arrestato, Marco non ci dice da chi e perché, lo racconterà più avanti. Adesso al suo lettore dà il minimo di informazioni necessarie. Dopo che Gesù ha saputo Giovanni è stato bloccato, inizia lui, inizia in Galilea e proclama il Vangelo di Dio, la bella notizia di Dio. Ed è una frase sintetica, il cherigma fondamentale, quattro verbi, due affermazioni e due imperativi. Primo, il tempo è compiuto. Secondo, il regno di Dio si è fatto vicino. Queste sono le affermazioni. Il tempo, il kairos, in greco indica l'occasione buona. Ci siamo, questo è il momento propizio. Non lasciate perdere questa occasione. Occasione di che? Della presenza del regno di Dio. L Espressione tipicamente semitica per indicare il regnare di Dio, il fatto che Dio è re, è Lui, il Signore Onnipotente. È qui. Non vicino nel senso che è un po' più vicino, non lontano. Si è fatto vicino vuol dire che è arrivato, è qui, è all'opera, c'è. Nella persona di Gesù. Gesù è il regno di Dio. Questa è l'occasione buona. Dio che regna è presente nella mia persona. Di conseguenza, due imperativi. Primo, convertitevi. Secondo, credete al Vangelo. Cambiate mentalità, metanoeite. Cambiate modo di pensare e fidatevi di questa bella notizia. È la bella notizia dell'intervento di Dio. Dio sovrano universale è presente, qui e adesso. Fidatevi e accogliete questa occasione. Così inizia il ministero di Gesù. Così Marco lo sintetizza mirabilmente.